Gabri, Gabri, salta sulla zattera, veloce! Sì, eccomi, veloce. Come faccio? Non riesco! Salta! Riesco. Eccomi, ce la faccio! Sono caduto anch'io! Allora, ma come? Oggi, ragazzi, siamo su Raft, questo gioco magico proprio! È molto bello! Sì, perché praticamente puoi ballare in mare, è una cosa pazzesca! Allora, scherzo, non si può ballare in mare, no, ma... infatti! Si deve sopravvivere, perché praticamente il mondo è stato inondato da un'enorme acqua, non so, boh, dicono così almeno... le persone. E quindi adesso non ci sono più, cioè ci sono solamente delle isolette qua e là, che in realtà prima erano montagne enormi, ma adesso sono solo isolette piccole che nessuno... Sì, Gabri, esatto, proprio così. E praticamente adesso, cioè, se tu vai a vedere, non c'è più nient'altro. Vabbè, non nel senso... Ah, infatti, è vero. Io ho qualcosa all'occhio, non so perché, ma ho dei problemi agli occhi, ragazzi. No, come? Che io non mi sia... Ma infatti, ma non ne ho più pallida idea. Allora, cosa ci serve di fare, Gabri? Prima di tutto, abbiamo abbastanza... non lo so cosa dobbiamo fare. Prima di tutto devo riempire, devo bere, perché stavo morendo di sete, chiaramente. No, stai attento, in realtà pure io, eh. Ah, ecco, allora, appena finisce l'acqua, tranquillo che fai. Allora, tu, cosa fai adesso? Dimmi. Pesca questa cosa. Cosa è successo? Va bene. Ho questo rumore, scusa. Oddio, non lo so. Ah, praticamente devi prendere un po' di pesce. Io ti ho droppato sta roba. No, non devi pescare quella, idiota. Devi prendere questa roba e pescare, perché questa è una canna da pesca. Ah, capisco. Questa canna, ma scusa, cosa sta succedendo di là? Ma ti stanno spaccando i piatti? Non lo so. Cioè, si stanno lanciando i piatti a vicenda. Cioè, non... cosa sta succedendo? Cioè, boh, non lo so neanche io. Mi preoccupa un po' questa cosa. Comunque, c'è uno squalo schifoso, vai via, sai. No. Dove? Sotto la zattera, praticamente, ragazzi, questo squalo è da tutto il tempo che cerca di lo so, ho notato. Azzannare la nostra povera zattera. Non si deve permettere, però, perché infatti allora, noi non glielo permetteremo assolutamente di fare una cosa di questo tipo così terribile. Infatti, noi dove andiamo? Ma infatti, cioè, fuori dalla barca dobbiamo... Cosa dobbiamo fare? Ancora, allora, praticamente noi dobbiamo fare un'ancora prima di tutto per fermarci. Ma non abbiamo... Cioè, ci serve un'altra pietra. Poi vabbè... Io forse ho qualcosa, forse... Controlla nel tuo inventario, schiavo, perché adesso sarà il mio schiavo marino. Va bene. Allora... Sì, ne ho sei. Cosa hai sei, idiota? Di pietra. Oh, ma davvero? Ma sei un pro! Hai visto. Porca palettozza, Gabri, ma dove hai trovato tutte queste cose? Nei barili. I barili ti danno queste cose pazzesche? Sì. E sei veramente assurdo, cioè, porca miseria, complimenti, Gabri, per la sua... Ma grazie. Per la tua... cosa. Allora, prendo l'ancora, che dovrebbe essere qua, e adesso la sto craftando, perfetto. Cosa sta succedendo? Sto morendo di fame, devo mangiare lo sgombro, Gabri. Tieni, qua c'è un pesce. Ma non ti preoccupare, mettilo qua sopra il pesce. L'ho già messo. Ma non lo vedo io. L'ho mangiato adesso, perché avevo bisogno di mangiare. Ah, ok, perché pensavo sinceramente che tu magari avessi mangiato questa cosa per sbaglio. Se l'avessi fatto per sbaglio, mi sarei arrabbiato giusto leggermente. Beh, secondo te cos'è il mangio per sbaglio? A volte può capitare, a me è può successo. Può capitare. Sì, capisco. Ma a me è successo un po' di volte. Allora, metto qua la cosa qua che dovrebbe essere l'ancora. Va bene, ma poi qua non ho capito bene, ma quando pesco devo cliccare oppure pesco da solo, cioè? Allora, devi cliccare, praticamente ti fa una sorta di schizzo come succede su Minecraft. Ho capito. Pieno di schizzi su questo gioco comunque, Una roba pazzesca. Notato, siamo in acqua. Infatti, cosa pensi? Sei così pervertito? Ma no! Cioè, io veramente, Gabri. No, sto morendo di sete. Ecco, l'acqua potabile me la sono bevuta io, mi spiace. Ma come? Sì, sei uno schiavo, cosa vuoi? Allora, aspetta che adesso l'acqua finisce, adesso puoi bere anche tu, tranquillo. Va bene. Non oserei mai rubarti l'unica acqua che ti rimane. Capisco, vedo. No, volevo rubartela, dai! Vedi, ce l'ho fatta. Come ti sei permesso? Io dovevo rubarti l'acqua. Tu non l'hai permesso. Avevo il bisogno di bere. Scusa, Gabri, cosa stavi tenendo in mano? Un pescione enorme di 30 metri. Scusa, ho capito che ti piacciono i pescioni enormi. Ma cosa? In effetti, guarda, il suo fascino, c'ha pure la barba. Cosa? Cioè, sì, tienilo in mano un attimo. Cos'è che ha? Che salmone enorme, proprio. Ha la barba, vedi? Cioè, nel senso, non avevo visto. Sì, ha due baffi pazzeschi, altro che Mr. Bean.
Allora, ah, capisco, capisco. Allora, cerchiamo di non fare troppi doppi sensi. Tu mettilo a cucinare sto. Va bene. C'è l'altro pesce che sta cucinando adesso. Ho visto, mio caro Gabri. Adesso dobbiamo però hai visto. Aumentare la zatterona perché praticamente allora, questa se no, zattera. Dove stiamo? Noi devi sapere che anche quando ci sarà l'apocalisse nel mare, noi dovremo stare nel lusso, Gabri, nel lusso. Perché c'è un'apocalisse nel mare? No, nel senso con l'apocalisse con il mare, capito? Cioè nel senso praticamente dove c'è anche il mare, capito? Non so se capisco. Spiegato. Ecco, praticamente è pieno di acqua, no? Siamo dentro un'apocalisse perché è tutto quanto acqua. Per esempio, esatto. Per esempio là c'è un'isoletta, in realtà quella prima era una montagna. E praticamente cosa succede? Quindi era una montagna quell'isola? Sì, 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 perché chiaramente è tutta piena di acque, nel senso se la terra si è riempita d'acqua... Ma stai mangiando un enorme coso. Volevo metterlo qua, però non me lo faceva mettere. oh mio Dio, la deficienza di questo ragazzo! Ragazzi, datemi voi la pazienza, eh! Datemi la pazienza! Allora, schiavetto, fai come ti dico io! Non mangiare adesso le cose. Sto pescando adesso. Ti ho detto, ok, bravo, pesca perché te l'avevo detto io, mi stavo già triggerando. Infatti. Io pesco invece le altre cose che non si dovrebbero pescare normalmente, che sono assi di legno, plastica. Però servono, cioè non è che non servono. Cioè. Beh, sono fondamentali per andare avanti. Cioè. Infatti, cioè, non è che non... sennò come facciamo? Esatto. Tu te intanto... lo squalo. No, ma come questo squalo puzzone vai via. Tranquillo Gabri che c'è il tuo Dunis che ci pensa. Mi stai proteggendo, bravo, bravo. No, in realtà praticamente io stavo pensando di darti in pasto allo squalo se viene nel no, caso. No, ma come? Così se ne va via dalla zattera, no? Cioè... ma io invece come faccio a vivere? Non vivo. Muori, mi spiace, cosa devo dire. No, che schifo. Scherzo, vale. Gabri, se succedesse una cosa del genere in realtà non lo farei mai. Vabbè, meno male. Tipo ti spingo. No, ti spingo giù dalla zattera. Ti spingo giù dalla zattera tipo per arriva allo squalo e ti ammazza. Le faccio fa. No. Sì. Schifo, sì, che schifo. Gabri, ho una fobia, devi sapere nei video. Il buio non va bene, questa cosa non va bene, Gabri. È vero, e come facciamo? Gabri, mi devi dare sostentamento. Allora, dammi sostentamento morale. Dammi, dimmi di che andrà tutto bene. Che non ci sarà. Sì, andrà tutto bene. Andrà tutto bene. No, sta Gabri, non sta andando tutto bene perché io non sto vedendo. Lo vedo. Allora, fermi tutti, ragazzi. Allora, c'è un problema qua. Cosa dobbiamo craftare per fare la torcia? Dobbiamo craftare una torcia perché sennò non posso permettermi di fare un taglio. Dunis non fa male tagli. Come si fa la torcia? Ma io è da mezz'ora che sto navigando nel coso. Aspetta un attimo che magari devo cercare. Allora, scaffale, cartello. Non lo so come si fa. Cerca su Google come si fa la torcia su Raft. Allora, aspetta. Ma non devi parlare, devi cercare senza battere la tastiera come una strofa. Scrivo? Mi stai spaccando i team, non lo so, mutati. Ma come adesso sto scrivendo pianissimo. Ok, si sente, non si sente. Vediamo, qui. Aspetta, forse lo dice. Ok. No, dov'è? Oh no, Gabri, no. No, è arrivato. È la fine, Gabri, la fine. No, la fine. Come? È la fine. Metti il pesce se c'è il pesce. Sì. Oh mio Dio, no. Ma porca puzzolona, ma vai via. Non fa luce. Non fa niente sto coso. Mannaggia. Dai, come facciamo ora? Oddio, sono caduto pure in acqua. No! Eccomi, sta pure piovendo. Certo, come se non bastasse, no Gabri, dobbiamo fare qualcosa. Io intanto guardo il fuoco. Allora ragazzi, state, aspettate. Io capisco che magari non vedete niente. Questa cosa vi sta arrecando danni. Ma dobbiamo costruire il tavolo della... praticamente mi devi dare dei rottami, Gabri. Vedi se c'hai i rottami in inventario. Ne ho 5. Ok, bastano. Allora, dopodiché, dopo i rottami cosa serve? Serve calendario. Ma dov'era che l'avevo trovato? Mannaggia me che non mi ricordo mai le cose. Tazza vuota. Tavola di ricerca, allora. Mi devi dare i 2 rottami e altre assi di legno, tipo 14 me ne devi dare. Dove è finito? Sì. Allora, i rottami ce l'ho qua. E poi le assi di legno, quante? 14. Ma cosa mi hai dato? Ah, ho messo i rottami. Oh, no, Gabri, ho messo l'ancora. Sono un deficiente. Come? Era pure monouso. Ragazzi, ho trovato un libro premendo C. Praticamente dice 1, la zattera alla tua casa.
se la zattera si rompe, la aggiusto. Ma non romperle. Ma se come? Si stermina, non c'è nulla che puoi fare per recuperare le trasmissioni. Altro che dopo che poi dopo il mondo resta più assolutamente possibile. Vai a quel paese. Ciao, bellissimo libro. Esatto. Questo libro è stato proprio deludente. Io mi aspettavo, infatti, una cioè... storia degna di, una, di un pro di avventuriero invece marino. Racconta quello. Di un pirata, esatto. E poi dice: la zattera è la tua casa. Se ti si rompe, la ripari. Ma cosa vuoi? Se io non la voglio riparare. Se non la vuoi riparare, non la ripari. Cioè, decidi un po' te quando riparare. Cioè. Infatti, cioè, io non lo so. Non se è che mi voglio... sei obbligato a riparare. Cioè, se io mi voglio suicidare, non lo so. Mi dici di, cioè... di non farlo. No, vabbè, questa cosa è un po'. No, infatti, è brutta. Ci dissociamo da quello che abbiamo detto. Esatto. Ci dissociamo completamente. Io mi dissocio, cioè, io completamente, via. Pure io. Ok, dissociamoci tutte e due. Perché così, mannaggia. Prendi quel coso. Vado io. Ok, perfetto. Io, quante cose. Io starò qua dentro senza muovermi e prenderò va bene. Tranquillamente queste cose. Il barilotto. Ah, no, ti ho rubato il barilozzo. Allora, Gabri, vediamo un attimo quanti rottami hai tu. 2. Ok, scusa, devi parlare così a bassa voce tutto ad un tratto. Ma non so, ho parlato basso. Sì, non lo so, ma eri andato per un attimo in Burundi, tipo. Ma come? Ma io non posso veramente, cioè, veramente, ma sei stato stra lontano. Comunque. Dimmi. Scusa, sì? questo è stato un verso molto strano, ma questo è stato un verso di conquista per noi, oh Gabri. Ah, meno male, oh, cos'è? Perché abbiamo fatto... è una lanterna, come vedi, idiota. Vabbè, meno male. Cos'è? Ma chissà, boh, non lo so, è mia nonna. E lei, sì, ciao nonna, come stai? Ti vedo un po' sciupata oggi, come mai? Hai mangiato poco? Hai la testa pure, sei tu pure una testa calda oggi, nonna, mi pare strano. Allora, smettiamo di dire cavolate. Quindi, Gabri, tu sei il pescione... Tu sei il pescione argostacchione. Ma questo... come? Sì, perché praticamente tu vai in acqua, tu sei sempre perennemente un pescione. Infatti, è vero. Vai, comunque, tutte e due siamo femmine, ragazzi, in questo gioco, non so come è mai. È vero, infatti. Ma perché no, più che altro non sappiamo metterci come... No, non sappiamo come metterci maschio, no? Quindi abbiamo detto, vabbè. Teniamo così. Ma chi se ne frega, c'è tanto femmino maschio, non è che cambia tanto, no? La parità dei sessi è assolutamente lecita e... conforme alla realtà di oggi, assolutamente chiunque utilizzi contraddire codesta cosa si sta mettendo davanti ad una conditio sine qua non, la quale non può uscire da questa controversia mediatica. Non lo so, ragazzi, io sto usando parole un po' strane che non sto capendo nemmeno io cosa sto dicendo, però... infatti. Prendi il anzi, adesso divento io il pesciolo. Sì, perché io sto pescando ora. Vedo, prendendo i pesci. Che bello che Gabri prende i pescioni. Bravo Gabri, prendi i pesci perché quelli sono buoni. Ma questo qua cos'è? Ce li mangiamo. Aspetta, fammi vedere che non lo vedo ancora. Questo però, allora, è piccolino, però in realtà... Ah, pensavo che era grande. No, guarda che è grosso. Un barile. Ma scusa, cosa stava facendo sto barile? Infatti era in mezzo alla zattera. Infatti, cioè, aveva voglia di... Ma secondo me loro vogliono partecipare al video, sono come... Come, non lo so, come... infatti, gli egocentrici. No, mi sono fatto la canna da pesca. Ah, che cosa terribile, Gabri, mi dispiace. Questa dovrebbe essere proprio una sconfitta per te. Però come si fa la nuova canna da pesca? E t'arrangi. Allora, Gabri, se tu premi tab, in parte, sì? hai tutte delle cose. Se tu vai... Ah, è vero. Se tu vai, penso un po'... No, non mi ricordo dove. Ah, ecco, l'ho trovato. Però come si fa a fare, cioè... Ah, no, ho capito. Esatto, praticamente ti dice tutte le cose, capito, Gabri? Che magia. Ah, ho capito. Sì, ma devi ripetere, ecco, 30 volte la stessa frase. No, ecco, ho fatto la nuova canna da pesca. Wow, sei stato super pro. Hai visto. Cosa c'è qua? Ho trovato una cosa che sta oltrepassando la zattera. Ah. No, cos'è successo? Niente, era semplice plastica. Sono rimasto un po' deluso, sinceramente, da questa plastica. Io pure, cioè, solo plastica. Oh, però devo dire che stiamo trovando un sacco di cose. Ora possiamo craftare altre cose qua, che praticamente possiamo andare avanti, no? Tipo, esatto. Facciamo così, guarda, sviluppiamolo in questo senso qua, no? Sempre di più, così, tipo, pam, 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 pam. Ma come si fa a continuare a fare la zattera?
E devi avere una cosa chiamata martello da costruzione, capito? Ah sì sì, l'ho trovato. È importantissimo questo martello da costruzione. Basta che non ci finiamo tutti i materiali, però, perché per carità. Eh no, infatti, meglio di no. Poi sarebbe anche una buona idea prendere il coso della coltivazione e metterlo praticamente sulla nostra zattera bellissima. Poi comunque, esatto. Gabri, se vogliamo la zattera si può anche fare bellissima, si può anche decorare, se si vuole. Vero, vogliamo. Non sì, lo sapevo sì, questa sì. cosa. Ah, comunque se vuoi c'è il pesce, se vuoi mangiare, Dennis. Ma grazie, tu sì che sei premuroso a riguardo dei miei confronti. Cos'è che ho detto? Non lo so. Però adesso mi mangio... No, non mangio il pescione, non sono ancora abbastanza affamato, però devo dire che dobbiamo anche pensare all'acqua, Gabri, quindi adesso... Io ho preso un barile nuovo. Di acqua addirittura, porca miseria. No, scusa, c'è l'acqua dentro il barile. Beh, sicuramente, non è che non... Cioè, nel senso, scusa, c'hai un barile in mezzo al mare e pensi che non ci sia dell'acqua in mezzo al barile? Vabbè, dentro non credo, cioè... Ma io non sarei proprio così sicuro. Eh beh sì, secondo me sì. Poi certo, se poi affoga magari, non lo so. No. Il barile di nome Roberto è affogato. Cosa? Nel mare, perché purtroppo è stato capito. Cioè nel senso, se poi dopo prende troppa acqua, chiaramente il barile... Ah, isola all'orizzonte! Ecco, dov'è? Non la vedo. È normale, perché non si vede ancora. Praticamente cosa dobbiamo fare? Ah, ecco, adesso la vedo più o meno. Allora, dobbiamo andare su navigazione, craftare... Una vela che non possiamo. Allora. No, aspetta. Un'altra asse. Io potrei craftare la vela. Ok, adesso sto per craftare la vela. Però come si fa a usare? Non ti preoccupare. Allora, praticamente adesso il tuo Dunis ci pensa tutto. Ti devi spostare, però, mannaggia te. Eccomi, mi sposto. Allora, non so in che direzione. Allora, prima di tutto. Come si usa? Apro. Dopodiché, come faccio? Rotazione R? R. Non lo so io. R. Ma ruotati! Mannaggia. Ecco, si sta ruotando. Ma non si sta. Ah, ho capito tutto. Sono. Wow. Ok, praticamente ora il vento sta battendo in quella direzione. Noi stiamo procedendo verso quest'isola. Però, Gabri, secondo me dobbiamo svoltare un pochino. Perché secondo me. Infatti, perché adesso non stiamo andando sull'isola. Cioè. Infatti, quindi secondo me più da questa parte potrebbe andare bene. Circa. Ovviamente. Sì, così va bene. Ok, Gabri, allora tu pensa a fare. Scherzo, tu pensa a prendere tutte le risorse che io penso a craftare. Dunis pensa a tutto, ragazzi, non vi dovete proprio preoccupare, che adesso lui gestisce tutto, gestisce la squadra e porta a segno l'obiettivo proprio come esatto. Proprio come un vero leader sa fare. Allora, poi ci sarebbe anche la pagaia che possiamo prendere, ma non abbiamo cos'è materiale. Che dobbiamo prendere? La pagaia sarebbe tipo la cosa che è tipo... Ma come cazzo... Non si può dire. Ma infatti, come faccio a spiegartelo, Gabri, però mannaggia te? È tipo... Non lo so. Allora, devi capirlo. Capisci? No! Sì, capisco. Hai capito? Più o meno. Ok, basta, la smetto di urlare. Allora, adesso devo fare l'ancora monouso. Tu hai delle assi, Gabri? Sì, ne ho molte. Se ne tu ho hai tipo 60 ne ho. Cosa? Ma tu sei fuori di testa, ma dammele proprio almeno la metà. Ne ho 20. Ok, grazie mille di queste 20. Ah, dammi anche le foglie perché sono finite. Io che crafto tutto quanto. Io ne ho. E che non mai mi niente. Mamma mia, sei proprio il tesoro dei materiali. Cioè, hai visto. Tu devi continuare perché sei proprio una banca di materiali proprio. Hai notato. Ho notato, sei veramente pazzurdo. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Un chiodo. Qua c'è l'isola. No, non un chiodo, scherzavo. L'isola, siamo vicini? Ok. Sì. Ho creato l'ancora. Allora, però. Allora, l'ancora adesso la droppo, Gabri. Quindi la va droppo. Va bene. Così ci fermiamo un attimo sull'isola. Come faccio? Non lo so io. Prima l'avevi. Ecco, adesso è droppata. Ma l'ho fatto? Spero sì, di sì. Ok, sì, perfetto, è droppata. Meno male, creatura. Bevo. Va bene, forse... va bene. Forse non dovevo bere. Cosa è successo? Gabri, no. Io sto morendo di sete. Cosa è successo? No, come? E anche di fame. Sto... Allora, devo mangiare. Ma come? Qua c'è un pesce. Ok, tranquillo che adesso devo aspettare un attimo perché devo bere. Bravo per il pesce che hai messo a cucinare. È molto importante questa cosa. Metti altri pesci se ne hai a cucinare, altrimenti... Cioè ne ho uno già cotto. Ok, va bene. Allora tieniti il pesce cotto. Va bene. Che quello è importante avercelo. Adesso devo prendere solamente quest'acqua perché... Madonna, ma quanto c'è... Ah, si sbrighi, schifosa! Ma non dico a te. Dico... Ah, pensavo che dicevi a me. Sì, ma non sono così fuori di testa, cioè nel senso... Ok, perfetto. Allora, ho capito che sono un po' fuori di testa, ma non fino a questo punto. Allora, andiamo da questa parte, Gabri. Segui il tuo... Ma poi, se riempiamo l'inventario, dove le mettiamo le cose?
Giusto, hai proprio ragione, esistono le casse infatti in questo gioco bellissimo, mamma. Ah, come su Minecraft. Esatto, esatto, proprio come su Minecraft, caro Gabri. Però tu devi seguire il tuo caro capitano. Ah, non volevo, volevo seguire, eccomi, eccomi. Il tuo pirata preferito, allora, hai un'altra pietra? Ne ho 5. Scusa, quando io ti chiedo una cosa, tu mi devi rispondere, non è che mi devi fare Non le vedevo. Sì, ma devi dire, ok, Dunis, aspetta un attimo che cerco nel mio inventario, nelle mie tasche, nelle mie sgualdrine. Va bene, una cosa brutta. Cos'è che hai detto? Sei morto? No, ci sono. Secondo me tu stai morendo pian piano, comunque. Non è vero. Secondo me sono vivo. Comunque questo gioco, ragazzi, a me piace troppo. Cioè, nel senso, è troppo bello. Cioè, vabbè, Minecraft è più bello, però... non è male, anzi è molto bello. Sì, vabbè, ma chi ha detto che Minecraft è più bello o più brutto? Non stiamo qua a giudicare, idiota. Ragazzi, oggi lo uccido perché... No. Cioè, voglio vivere. Allora, se vuoi vivere non dire ste cavolate, perché nessuno ti ha chiesto se Minecraft è più bello. Non stiamo comparando niente a Minecraft. Stiamo dicendo che questo gioco è bello e basta. Okay. Va bene. Allora, va bene, tua sorella... Madonna! Questo Gabri quanto mi dà fastidio a volte. No, non voglio dare fastidio. Ah, non vuoi allora non comportarti da fastidione. Comunque qua io sto trovando un po' di cose. Io ho preso 3 baridi. Scusa un attimo, ma io mi sono appena accorto che il mio audio mi sta leggermente esplodendo i timpani. Quindi l'ho leggermente abbassato. Sì, perché sennò poi magari i ragazzi da... perché secondo me la... Scusa, ma sta arrivando l'alta marea. Secondo me era Gabri. Dobbiamo... Probabilmente sta per venire o una tempesta o un qualcosa, perché... Ma no, come? Vabbè, almeno siamo nell'isola, però... Esatto, io direi che dobbiamo anche concludere. Andiamo un attimino sulla zattera e concludiamo sulla zattera. Va bene. Abbiamo pure fatto un'isola, oggi siamo stati bravissimi su questo raft. Fateci sapere se volete vedere altri episodi di questo gioco. Spero di sì, perché a noi piace tantissimo questo gioco. Sì, è troppo bello. È bellissimo come gioco, cioè è bellissimo. Cioè tipo porca miseria, bellissimo. Cioè complimenti a quelli che l'hanno fatto, mamma mia. Esatto. Senza di essi noi saremmo morti, non avremmo da vivere. Sì, saremmo... in un altro encefalo. Ho appena detto che siamo in un altro cervello. Vabbè, fate finta di niente. Secondo me questa è probabilmente una malattia del mare, non lo so, si chiamerà... Ma no, come? La maretite, tipo, un po', non lo so. La maretite. È che è un nuovo virus. Vabbè, basta, no, non dico nient'altro perché sennò... No. Meglio di no. Niente, è arrivata la notte, ragazzi, come ben sapete voi. Però qua c'è almeno la... si vede, per fortuna. Si adesso vede, perché porca miseria. Oh, quanto è bello avere tutto. Quindi, ragazzi, sì, esatto. Fateci sapere se volete vedere altri di questi episodi bellissimi. Noi probabilmente continueremo offline, cioè nel senso off camera. Esatto. Quindi offline, cosa stavo dicendo? Ma ci sono proprio un boomer comunque, non so come dire le cose. E quindi... Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi. Ciao. Iscrivetevi al canale, fate tutte le cose belle. Lasciate like. Ciao. Ciao. Sì, certo, 30 volte. 2 volte.